Bene cari amici, sempre in diretta qui dal MEI, naturalmente diretta perché 16:31 minuti primi, abbiamo altri ospiti qui con noi, abbiamo alla mia destra Faith e Ferdinando. Come potete vedere dal loro manifesto che abbiamo qui, loro sono i Tartaten ed è, diciamo così, un duo acustico molto particolare, oserei dire. Perché? Perché come dicevo loro, la cosa divertente, grazie Fete che già ridi alle mie prime cavolate, come dicevo loro, la cosa diciamo strana, se mi permettete, è che siamo al MEI, quindi di musica indipendente, emergente, quindi musica propria. Loro, li abbiamo visti poc'anzi, ci sono piaciuti anche loro, fanno invece le cover. Quindi un doppio, come si può dire, prestigio e onore essere stati chiamati qui al MEI pur facendo delle cover, quasi una cosa bella, no? Sì. Dove loro fanno tutti musica, non lo diciamo in giro, fanno tutti musica propria, tutti quanti con arriviamo noi e facciamo le cover. Però davvero bravi, veramente, perché vi ho sentito, siete strepitosi. Grazie. Allora, sì, funziona, sì, loro vi sentono e ci sentono. E raccontateci un po' di voi, allora. Beh, dunque, noi ci siamo incontrati circa un anno fa, abbiamo cominciato a suonare insieme. In effetti noi facciamo soltanto cover acustiche, quindi è strano trovarsi al MEI facendo soltanto cover, chitarra e voce, in cui io fortunatamente per gli altri sono solo la voce. Perché fortunatamente per gli altri? Perché sono una pessima. Esatto. E Ferdinando dice fortunatamente non canta, voi magari non l'avete sentito. Alla fate io sono soltanto la cantante, sono una pessima chitarrista, in effetti, anche se ci provo ogni tanto. E lui per fortuna non canta, perché sennò sarebbe un pessimo cantante. Saremmo un pessimo duo se lui cantasse e io sono i ruoli. Saremmo pessimi. E invece per fortuna ognuno ha il proprio ruolo. Ognuno ha il proprio ruolo e, sì. Ed ecco, facciamo cover in acustico. Un duo, sì. Di canzoni in realtà piuttosto diverse tra di loro. Perché abbiamo fatto anche il riarrangiamento di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Ah, però. E anche il riarrangiamento di canzoni rockabilly, quindi di tutt'altro tempo, tutt'altro genere. E devo dire che è un esperimento, per me è il primo esperimento acustico della mia vita dopo tanti gruppi più rock, più band complete. Ed è un esperimento, secondo me, molto interessante. È bella questa cosa. Infatti vi volevo chiedere la vostra provenienza e come mai poi questo vostro connubio, questa vostra unione in due acustici. Mi piace che Faith ride. Non so se ride di me o è divertita. Ho la faccia così da buffone. È che mi sono tagliato la... E beh, così, sì, no, lo sapevo, l'avevo immaginato. Però è bello avere questa brillante freschezza che noi anziani dopo un po' di età e di tempo perdiamo, non lo so. Per cui è bello vedere questa sua energica vivacità. Chiedo bene, io rido continuamente. Ed è una bella cosa. E quindi la vostra provenienza, no? E dunque, lui è di Taranto, sì. Io sono di Napoli, ci siamo trovati a Forlì. Cioè, è in mezzo tra Napoli e Taranto, quindi... Sì, proprio da tutt'altra parte, in realtà. A metà via. Provenienti anche artisticamente da diversi... Noi in realtà provenienze diverse, sì. Perché io avevo un gruppo rockabilly, lui... Sì, siamo molto diverse, perché io facevo un altro genere... E infatti adesso taglio, perché sennò dopo ci sono delle ritorsioni pesanti. Voilà. No, io facevo musica rock, provengo da una cover band di Vasco Rossi, poi dopo mi sono dedicato alla musica acustica, perché è difficile trovare una band, gente con cui suonare anche in elettrico. E poi perché ho conosciuto lei, siamo colleghi, lei non l'ha detto, siamo colleghi di lavoro, quindi ho avuto la fortuna. Che ci siamo trovati un po' come gusti musicali, abbiamo provato a mettere su un duo e adesso vedremo un po' se riusciamo a esibirci in qualche locale proponendo appunto queste cover riarrangiate in maniera un po' originale, diciamo così. Che è interessante, anche perché, ripeto, fare le cover facendole uguali, non dico sono bravi tutti, perché non è facile, però è più interessante sentire anche un riadattamento. Io ho sempre la mia, la risata qua, mi piace questa cosa. Ti metti di buon umore, sì. Esatto, infatti, metti di buon umore. Scusami, Fate, che ti abbiamo interrotto per far parlare Ferdinando anche. Stavi dicendo tu, quindi provenivi, dicevi da... Che io provenivo da un background rockabilly, quindi facevo genere completamente diverso dal suo, che invece era molto rock, più duro. Ci siamo incontrati appunto a lavoro, perché siamo colleghi e parlando non vi di chiediamo musica, cosa fate, però insomma siamo ingegneri. Cavolo. Però bello, ingegneri con questa passione, quindi sì bravi.
È stato bello poter, sì, poter trovare qualcosa di musicale, di artistico anche in un lavoro che di artistico e musicale non ha nulla. Guarda che anche alcuni lavori che possono sembrare più artistici a volte non hanno nulla di artistico, lo sappiamo. Però questo, dici, per antonomasia. Per antonomasia dovrebbe essere una cosa che con l'arte non dovrebbe avere nulla. Antonomasia, dico antonomasia per il mio amico Luca. Detto, dopo il linguaggio aulico di poc'anzi dell'amico Luca, vedo che testa di caso ride il nostro aiuto regia regista qui. Però dice Luca, dice non capisce, fa per dire dietro la coltre del vetro, del fumo, della regia. Scusami che ti abbiamo interrotto ancora con le nostre divagazioni. Quindi dicevi provenienza tutt'altro che rock rispetto a Ferdinando, che tra l'altro ti sentivo che eri di natura rock quando ti pare che vengo ad ascoltare a casaccio, e quindi sentivo anche la potenza rock pure nella chitarra acustica e la voce strepitosa, perché sei veramente una potenza divina, perché così bella voce viva, squillante, ma soprattutto con una forza dentro, perché ti ho sentito che insomma non era tanto sparata per sparare, cioè sì, c'è uno studio dietro. Rumore, la rivista Rumore ha definito la mia voce un timbro delizioso. Infatti. E sono contenta. No, mi fa piacere. Bella questa, un timbro delizioso. Sì, esattamente. Questo nell'ambito di un articolo di recensione di un disco per il quale io feci la seconda voce, di un cantautore fiorentino che nel 2014 ha pubblicato quest'album con la Sussurrando, che è un'etichetta discografica molto molto piccola, che si chiamava Vulcano, ancora Vulcano, lui è Tenedle, e chiese a me di fare le seconde voci. Sono stata molto contenta, abbiamo registrato in Olanda ed è stata un'avventura fantastica. Il Rumore, recensendo il suo album, mi ha definito un timbro delizioso. Dai, molto molto bella questa cosa. Sì. Allora, per gli amici che ci stanno ovviamente ascoltando, ma anche guardando in Facebook e nel nostro sito, tra l'altro stiamo andando live in diretta, ma verrà anche registrata e riproposta in podcast poi, quindi se volete andarvela a rivedere su Radio Sites lo potete fare. E ricordiamo anche agli amici il nostro Media Center, quindi molto importante andare anche nel sito di Radio Sites, cliccare e avere un po' il ventaglio di offerta che da Sites, come al solito, sempre più in espansione, anche col discorso, scusate che rido, ma dietro la regia c'ho le facce di testa di caso e penso alla faccia del grande Sites, che in questo momento dirà bravo Gianluca che l'hai ricordato. Esatto, quindi dicevo Media Center, cliccate, poi Luca vi spiegherà meglio di me come andare, come fare, come registrare, fa tutto. Quindi anche per voi questa diretta live è a disposizione su Radio Sites. Però stavo dicendo appunto per gli amici che sono, non voglio divagare, vedi che sono più prolisso di te, per gli amici che sono a casa o comunque sul web, dove possono andarvi a vedere, quindi se volete dare i vostri contatti e farvi pubblicità gratuitamente, che Sites è un grande in questo, dà spazio a tutti, dite pure, vi mando immagino i social e tutto, dove possono andarvi anche ad ascoltare. In realtà il posto dove potrete venirci ad ascoltare è il nostro sito, che è tartetatin.altrevista. Esatto, diciamolo come si tartetatin, esatto, che è un dolce. Esatto. .altervista.org. Nel sito c'è il nostro player, quindi al sito /player c'è il player dove si possono ascoltare una selezione di brani registrati in studio. E niente, io spero che qualcuno apprezzerà quello che noi abbiamo registrato, perché è la nostra passione, la musica. Beh, in effetti, quindi quando tu appunto mentre stavi dicendo questa cosa io mi sono avvicinato alla webcam, così gli amici hanno visto anche meglio, figurati, è un piacere Ferdinando, è un piacere. I potenti mezzi, esatto, come suggeriscono da Luca, dall'aiuto regia. E diciamo quindi provenienze diverse, voi adesso dove state, dove abitate, come dovete tornare immagino, quindi tra noi poco adesso lasciamo... siamo a Forlì, esatto, quindi in realtà anche abbastanza vicina. E quindi siete qui come dicevate. Sì. Prossime date, prossimi appuntamenti che avete? Prossimo appuntamento? Se qualcuno volesse venirvi a vedere. Per ora l'11 novembre a Bertinoro, in provincia di... A Bertinoro, che sarebbe? Forlì. Sì, lì, quindi per gli amici dell'Emilia Romagna. Al Bistro Colonna, okay. Abbiamo in programma una data che però è su prenotazione, quindi se volete prenotare per questa data ci potete contattare attraverso il sito, in cui fondamentalmente in quel caso sarà una cena con musica. E
poi successivamente aspettiamo una data un po' più particolare in gennaio, su cui per scaramanzia non si dice diciamo nulla, niente. Esatto, no, dice è una cena con musica, mi aspettavo, poi successivamente c'è anche il delitto, c'è anche da come era partita, mi stavo aspettando qualcosa che andava a finire, perché sai che vanno di moda. Grazie Ferdinando per ridere alle mie stupide battute, vedi Fate mi dà consolazione per quello che io penso. Senti Fate, prima di lasciarci, domanda anche questa un po' di rito, vostri progetti futuri, ma soprattutto proprio in previsione di un eventuale progetto futuro, oltre alle cover di cui già fate largamente diciamo uso facendo le vostre, nelle vostre versioni, riadattandole, riarrangiandole, musica vostra, composizioni vostre, ci avete pensato, sono in cantiere? Per il momento no. Bene, così mi piace. E quindi continuate sempre col discorso cover, rifatte a modo vostro. Per il momento sì. continuiamo con il discorso cover, che ci permette anche di fare uno studio un po' più interessante dal punto di vista musicale, perché fondamentalmente dal punto di vista testo magari sono canzoni più conosciute, sono canzoni che bene o male tutti quanti conoscono, così possiamo sperimentare più dal punto di vista sia ritmico che musicale. Certo, il vantaggio delle cover, lo sappiamo, purtroppo anche per andare a suonare fuori, è quello di fare delle musiche, delle canzoni ben riconoscibili all'orecchio della massa, però se fatte anche con uno stile proprio, bello. Ci vuole inventiva anche per riarrangiarle, che non è facile. Spesso mi trovo anche in difficoltà delle volte a dover pensare a come poter rendere un pezzo con la chitarra acustica, quando invece magari è nato con una band completa o addirittura è fatto con altri strumenti. Batterie, esatto, sì. Insomma, l'ultima cover con cui abbiamo chiuso era quella Guarda che luna, fatta da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Esatto, lui ha suonato col contrabbasso. Quindi è stata una cosa terribile, cioè, riarrangiarla. C'abbiamo l'outro, ci abbiamo speso penso 2 mesi soltanto a trovare come chiudere questa canzone. Sicuramente la base di partenza era una base così super di professionisti straordinari che cercare di farla uguale sarebbe stato stupido e anche molto difficile, quindi abbiamo cercato, oltretutto molto difficile. Ed è stato anche bello cercare, perché il bello delle cover è questo: io non credo che si possa dare un messaggio soltanto scrivendo canzoni proprie, ma anche il modo in cui si trattano le canzoni degli altri secondo me è un messaggio importante. È interessante, anche perché spesso, poi in questo contesto non lo possiamo dire forte, ma giustamente spesso vengono denigrate le band o gli artisti che fanno cover. Io stesso faccio cover, io sono partito dalla musica mia, però mi diletto anche a fare cover e devo dire che hanno un loro perché, sebbene anch'io fossi uno di quelli che non le amassi molto, perché poi diventa una gara a chi le fa bene, a chi le fa uguale, però mi piace l'idea di riarrangiarle e rifarle proprie. Esatto. Ripensare da zero, è quella la sfida. Che è stimolante, è come se fosse tuo il pezzo a quel punto. Beh, a un certo punto lo diventa. Sì, è bello, diventa, sì. E poi in acustico, perché tra l'altro il signore qui che si mette a suonare la chitarra acustica, si deve fare gli assoli, si deve fare tutto, non è facile, lui da solo, sì. Quindi non siete un trio o un quartetto dove avete anche altri strumenti. E lui è straordinario perché riesce a dare il senso delle batterie, riesce a dare il senso dei bassi, con la riesce ritmica, a dare il senso di qualsiasi strumento, addirittura stiamo lavorando su un pezzo in cui lui sostituisce anche un doppio coro femminile, quindi è fantastico, con la chitarra. Sempre con la chitarra, certo, figuriamoci, va bene così. Va bene, Fate. Cara Fate, caro Ferdinando, allora noi ormai arrivati alle 16:45, minuti primi, vi lasciamo andare avanti per i vostri viaggi, anche perché il May, come diciamo tutti, è anche un bel luogo e momento di incontro e di scambio, anche per vedere altri artisti, per essere anche stimolati a confrontarsi, devo dire anche da un punto di vista culturale, oltre che umano e personale, oltre che professionale. Quindi vi lasciamo andare avanti per i vostri giri qui. Grazie mille. A voi, grazie, è stato un piacere avervi qui. Grazie. Seguite Radio Saius. E naturalmente vi aspettiamo anche qua in onda. Grazie mille, ciao. A tra poco, ciao a tutti da me. Ciao Fate, ciao Ferdinando, ciao.